55 a canestro, un solo obiettivo sul nostro bersaglio di questa sera, la Supercoppa del Centenario, Serie B, Serie A2, in Serie B in particolare ha vinto una lombarda. Noi parliamo del basket lombardo, parliamo di questa società da tantissimo tempo e parleremo di Bernareggio, vincitrice della Supercoppa di Serie B con Max Bardotti. Benvenuto Max. Ciao a tutti. Ecco, partiamo dalla parte più emozionante. Avete vinto la Supercoppa di Serie B. Se l'anno scorso a ottobre ti avessero detto guarda che a ottobre del 2020 starai vincendo la Supercoppa di Serie B, ti saresti fatto una grossa risata. Sì, mi sarei fatto una grossa risata. Anche se, diciamo la verità, credevo molto nel progetto che stiamo portando avanti, onestamente non ci pensavo, ecco. Ecco, però già dall'anno scorso... Non erano i nostri piani. Eh sì, però già dall'anno scorso Bernareggio stava andando alla grandissima, perché ricordiamolo, prima dell'interruzione per Covid, poi il campionato di Serie B non è mai finito, è stato congelato. Bernareggio era prima in classifica, stavate facendo una stagione super, avete ricominciato dove avevate lasciato praticamente. Abbiamo ricominciato dove avevamo lasciato, sì. Quest'anno a ottobre diciamo che avevamo delle convinzioni in più rispetto alla passata stagione. Siamo ripartiti praticamente con lo stesso gruppo, abbiamo richiamato Simone Romando, abbiamo aggiunto Kirill da Lecco e lavorando con lo stesso gruppo siamo riusciti a dare continuità a quella che era la passata stagione. Non è sempre così, abbiamo la fortuna di avere, ripeto, un ottimo gruppo e uno staff incredibile, cominciare da Cardani, ma noi spesso dimentichiamo le figure che stanno insieme a Marco, ma Emanuele Micheloni, quest'anno Ruggero, l'anno scorso Fabio, sono sinceramente figure importantissime. E nella pallacanestro anch'io mi sono ricreduto, mi sono anche reso conto che la figura del preparatore è importante e devo fare i complimenti per adesso anche a Matteo, perché sinceramente il lavoro dello staff è stato encomiabile fino adesso. Non per nulla lo staff nella persona di coach Marco Cardani è stato rinnovato per tantissimo tempo. Cardani, 4 anni di contratto con Bernareggio, io non credo, ed è già da almeno 4 con voi, non so quante società a questo livello riescano a confermare per così tanto tempo un coach, peraltro giovane, che sicuramente di offerte ne ha avute tantissime. Sì, allora, secondo me se vuoi progettare devi partire dalle figure che pensi possano dare fiato a questo progetto. Marco, secondo me, nonostante ogni tanto ci becchiamo, ma è giusto anche così, Marco secondo me è uno dei migliori allenatori giovani in circolazione, se non il migliore. Ho voluto fargli un contratto quadriennale dopo l'esperienza Covid, un po' per rassegnarlo, per fargli capire che comunque qua poteva stare sereno, ma con la consapevolezza che se non sarà con Bernareggio in Serie A2, adesso battuta a parte, so che l'anno prossimo avrà delle chiamate molto importanti e non so se rimarrà comunque con noi, però l'idea di fare un progetto con Marco era proprio questa qui, ecco. Ecco, poi Bernareggio ha la squadra, che è un mix tra giocatori di altissimo livello per la Serie B, anzi, giocatori che potrebbero tranquillamente stare in A2, e tanti giovani. Uno di questi giocatori che potrebbe tranquillamente stare in A2, possiamo dirlo, è Laudoni, giocatore spettacolare per la Serie B. Non sempre continuo, però sembra che a Bernareggio abbia trovato, non so, la pace dei sensi, la serenità necessaria per essere poi una vera stella del campionato. Allora, niente da ridere perché sono d'accordo con le parole che hai detto te, Diego. C'è da dire che bisogna gestirlo comunque Stefano, anche fuori dal campo. Fuori dal campo ha trovato un ambiente perfetto probabilmente per lui, serenissimo. È il terzo anno che è qui con noi. Nel momento in cui si rende conto che riesce a stare in campo per 30 minuti senza impazzire, allora è un valore aggiunto per questo campionato. Adesso per lui viene il difficile, deve dimostrare di mantenersi a questi livelli, soprattutto con la testa, stare lì con la testa, non tanto come prestazioni, perché non abbiamo mai avuto prestazioni totalmente negative da parte di Stefano. C'è quella parte del carattere che l'ha sempre contraddistinto, che se riesce a trasformare un pochettino, allora diventa un giocatore onestamente per la categoria inarrivabile. Ecco, poi voi avete tanti giovani, non solo giovani presi da fuori, da altre squadre, ma anche del vostro serbatoio interno, del vostro vivaio.
Infatti tutti gli anni Vivaio di Bernareggio è uno di quelli che fa le più belle figure in assoluto nei campionati, nelle finali dei campionati, che siano regionali poi nazionali. Quanto è difficile trovare tanti giovani disposti a venire a giocare a Bernareggio? Che ricordiamolo, Bernareggio è una cittadina in provincia di Monza di 11.000 abitanti, non è una metropoli, magari in confronto a quelle che avete incontrato in questi anni. Allora, fare reclutamento nella pallacanestro è difficilissimo. Cioè abbiamo messo quasi, veramente quasi 15 anni a arrivare a questo livello. E adesso diciamo che quando chiamiamo un giocatore a Bernareggio ci viene volentieri, e anche le società con cui negli anni abbiamo lavorato si sono resi conto che qui c'è una società con, noi abbiamo tutti allenatori professionisti che lavorano in una certa maniera e ci rimandano volentieri. Non dimentichiamoci che ieri comunque sia Daniele Quartieri sia Simone Aromando sono due ragazzi cresciuti a Bernareggio. Simone è cresciuto tra Bernareggio e Villa Santa, mentre Daniele è cresciuto totalmente a Bernareggio, così come Giampaolo. Adesso abbiamo dato anche visibilità anche a Ricky Chiedini, che da San Lazzaro è venuto qui da noi, così come Ca, che tre anni fa era in promozione, in prima divisione dell'Eureka, e ha fatto un lavoro mostruoso per essere così. Ieri è stato importantissimo in campo. Se i miei amici di Bellusco con cui ha giocato, che era l'altra seconda squadra, gli avessero fatto la stessa domanda che hai fatto me all'inizio, nessuno ci poteva credere che Ca poteva stare in campo in una partita così importante. Ecco, a proposito di vicinanza di Monza, no? Stiamo parlando di varie società di Monza, avevi parlato di Eureka, Bellusco non tanto distante. A Monza c'era la Forti e Liberi, i tempi storica società, c'è cioè ancora un po' categoria un po' più bassa. Qua ti vengo un po' incontro, no? con un piccolo aneddoto, ma è vero che quest'estate come Bernareggio avete incontrato Adriano Gagliani, che adesso è l'amministratore delegato del Monza, per vedere se ci fosse la possibilità di collaborare magari per portare Bernareggio a Monza o più semplicemente collaborare e basta, senza andare fino a Monza? L'avevo avuto l'anno scorso l'incontro con Adriano Gagliani, è stato un bell'incontro. Monza era ancora in Serie C, chiaramente lui stava investendo per il progetto di portare Monza in Serie B e poi provare a portarlo in Serie A, e non aveva secondo me tanto tempo e risorse per dare retta, diciamo, una retta come la nostra. Chiaramente per poter crescere questa società qua deve fare un passo importante in caso di una vittoria di un campionato e trasferirsi, perché da regolamento ci vuole un palazzetto da 2500 posti. La Brianza vedo che ha tanta fame di pallacanestro e ci piacerebbe costruire qualcosa a Monza, ma è una cosa parecchio difficile, però vediamo. Ecco, dai, andiamo un po' a parlare della Supercoppa. Ricordo il percorso di Bernareggio in Supercoppa: ha battuto nel girone Varese, Olginate e San Giorgio, agli ottavi Crema, in Final Eight invece Alba di 25. Vicenza forse è stata la partita più difficile, poi me lo dirai te, in semifinale solo 5 punti di scarto, poi invece un finale, un super quarto-quarto contro Nardò e avete vinto abbastanza agevolmente segnando anche più di 90 punti. Ecco, percorso non semplicissimo, anzi, squadre difficili, però voi avete sempre dato l'idea di poter battere tutti, come poi è successo. Allora, diciamo che le avversarie erano, secondo me, delle ottime avversarie, tutte quelle che abbiamo incontrato, tutte. Noi abbiamo avuto il vantaggio, come dicevo, di essere una squadra rodata, e comunque noi il 24 agosto, con tutte le... siamo andati in palestra ad allenarci con tutte le protezioni, con tutto quello che ci veniva chiesto dal governo per stare nelle regole, però il 24 eravamo in palestra. Abbiamo una fortuna che magari tante altre squadre non hanno, di avere un settore giovanile come l'età importante, quindi noi siamo sempre in 18 in palestra ad allenarci, cioè il 16, 15, comunque non siamo mai in pochi, il lavoro paga sempre, quindi questo. Il girone è stato difficile. Lo spareggio con Crema è stato divertentissimo perché eravamo sotto di 20 e poi si è riusciti a ribaltare una partita, e questo probabilmente ha dato la consapevolezza alla squadra mentalmente di potersi giocare tutte le partite. Comunque Crema è un roster secondo me forte, al nostro livello, con un ottimo allenatore. Con Alba diciamo che la partita sembra che sia stata facile, perché l'abbiamo messa subito nei ritmi giusti.
con Vicenza, come hai detto te, è stata quella che probabilmente mi ha fatto venire di più gli infarti. Mentre ieri con Nardò, per assurdo, prima della partita temevamo molto di più Nardò, anche perché loro avevano una partita in meno, non avendo giocato con Agrigento, e invece siamo stati anche lì molto bravi. Comunque tutte quelle partite, quando loro sono tornati sotto da meno 20, sono stati bravissimi a rimetterci subito in carreggiata. Questo qui è un segnale importantissimo per la nostra squadra. Ecco, invece parliamo un po' del campionato di Serie B, perché nelle prossime ore, se non già in queste ore, si dovrebbe decidere per il format. So che la LNP ha fatto una richiesta in base a un po' una concertazione con le società per provare a cambiare il format del campionato. Originalmente sarebbero 4 gironi da 16 squadre, le società vorrebbero 8 gironi da 8 squadre con una fase un po' più corta iniziale di andata e ritorno, corta sia in termini di numero di partite che in termini anche di distanze da percorrere per quanto riguarda il campionato. Non so tu da che parte stai, te lo chiedo, per il format si sa già qualcosa, stanno per ufficializzarlo? Allora, credo che il format sia come hai detto te, quindi il nostro girone da 16 verrà spaccato in due, quindi a 4 di noi toccheranno le 4 siciliane, credo che toccheranno a noi, a San Giorgio, a Crema e a Bologna. E faremo partite di andata e ritorno e poi faremo la seconda fase incontrando le 8 squadre che non abbiamo incontrato, diciamo, in questa fase qua. Ecco. Eh sì, perché saranno 8 gironi da 8 squadre, prima fase di 14 giornate andata e ritorno, poi una seconda fase orologio di sola andata per giocare una sola volta contro le altre 8 squadre del girone. Corretto. E poi a seguire playoff e robe varie. Di fatto la regular season si accorcia di 8 partite, si passa da 30 a 22 partite. Sarà un campionato difficile, anche interessante, questo è poco ma sicuro. Più che altro, data d'inizio, vi hanno fatto sapere, la previsione era questo fine settimana che arriva, la realtà sarà molto più probabilmente il prossimo fine settimana, quello del 28-29. Credo che inizieremo il 29, credo che inizieremo il 29 a Torrenova in Sicilia, se verrà confermato una parte del calendario già in essere. Ecco, piuttosto difficile organizzarsi quest'anno nel campionato di Serie B, Bernareggio ce la sta mettendo tutta come tutte le altre società. Come vedi? Come lo vedi il movimento adesso in Serie B? E ti chiedo soprattutto per quanto riguarda le squadre lombarde, forse è la posizione più difficile di tutte perché sono in mezzo alla Lombardia, regione rossa sin dal principio, però per organizzazione sembrano le più avanti. Ma la Lombardia, non ho capito la domanda, dico che è andata via la comunicazione. No, perché la Lombardia già è una situazione di difficoltà di là dello sport, no? L'emergenza sanitaria sta attaccando soprattutto tutta la regione, non solamente lo sport, però le società sembra che abbiano reagito molto bene. Sì, credo di sì, credo che finché c'è stata la possibilità di fare allenamenti, le squadre si sono allenate. Tutte le realtà che conosco io hanno deciso di provare ad andare avanti. Noi siamo andati avanti fino a giovedì scorso allenandoci sempre all'aperto con tutti i gruppi, anche col mini basket, perché ci sembrava la cosa giusta da fare. Poi quando non c'è stato più neanche la possibilità di farlo all'aperto ci siamo, diciamo, arresi e niente, adesso aspettiamo di riprendere. Vedo che però, a parte gli allenamenti via Zoom che tante società stanno facendo, vedo che il movimento in questo momento qui è abbastanza pronto per ripartire. Va bene, ti lascio con qualche slogan, diciamo. Allora, innanzitutto voi dovete sapere che la vittoria di Bernareggio in Supercoppa ha scatenato letteralmente i social, perché comunque è una società abbastanza social, una società piuttosto conosciuta nell'ambiente locale, non solo, ma anche nazionale. Allora, Berna governa è in assoluto l'hashtag più utilizzato nella storia del basket locale. Ho visto, mi hanno fatto quella foto lì a tradimento, non lo sapevo, però bella, devo essere stato contento, poi alla fine sono contento. Perché poi ti hanno fatto una fotografia mentre parlavi al telefono, credo con tua madre, immagino. No, al telefono con mia mamma, mi hanno fatto quella fotografia, non mi sono proprio accorto. Poi uscendo un ragazzo mi ha detto, tutto a posto? Ho detto, sì, è successo qualcosa. Ho detto, no, ma con chi era il telefono? No, ero con mia mamma, ero un po' commosso. E allora poi il ragazzo della giornata tipo ha deciso di farmi questo regalo, che è stato un regalo bellissimo.
E poi naturalmente c'è anche questo tuo nuovo soprannome, sei diventato Stannis Baratheon, che sarebbe un personaggio di Game of Thrones, della serie televisiva Il Trono di Spade, per un po' per somiglianza, un po' anche perché il tuo social media manager ha fatto una bella presentazione Trono di Spade per la finale, dovresti ringraziarlo. Sì, infatti ho paura che arriverà qualche cosa anche per me, ho questa paura. E ecco. Ti ripeto, Arenella era totalmente ingestibile in queste... Ecco, esatto, queste perfetto, finale. Salutiamo Nick Arenella. Max, saluto anche te, grazie per essere stato con noi. Grazie a te Diego, ci sentiamo poi presto. Abbiamo detto della vittoria di Bernareggio in Supercoppa di Serie B, in Supercoppa di Serie A 2, Urania fuori al primo turno, era l'altra lombarda qualificata, in finale vince Scafati con Forlì. Nel campionato di Serie A invece si gioca un po' pochino, in Serie A poche squadre, però ci sono risultati importanti come la vittoria di Varese su Roma, nonostante l'infortunio grave di Jalen Jones, 31 secondi in campo, rischio rottura del tendine d'Achille, non buonissima notizia per Varese che però raccoglie la terza vittoria di quest'anno. L'altra partita importante e interessante era il derby, Cantù Milano vinto da Milano con un grandissimo terzo quarto, quando ha acceso la luce a Milano si è letteralmente abbagliata Cantù, sconfitta invece di Brescia con Trentino. Prossimo turno, sperando che si possa tornare a giocare qualche partita in più, viste le difficoltà attuali del Covid, Cremona-Sassari, Cantù-Roma, il derby di Bologna, giusto così per gli appassionati, Trento-Varese, Milano-Venezia, sfida al vertice, Milano 8-0 stagione, Venezia 5 vittorie e 2 sconfitte. Torniamo un attimo però sul nostro basket, quello locale, quello lombardo, delle categorie minors, dalla C-Gold in giù, perché con una lettera aperta ha parlato in questi giorni il presidente del comitato regionale Giorgio Maggi. Nella lettera ricorda un po' quello che sta cercando di fare adesso il comitato regionale, lui spiega che naturalmente l'ultima partita si è giocata il 24 febbraio scorso e si potrebbe tornare in campo per questa stessa data ma del 2021, dunque un anno intero di pausa per i campionati minors, per le serie dalla C-Gold in giù e tutte le giovanili che sono gestite direttamente dal comitato regionale, un intero anno senza giocare. Il presidente Maggi però auspica che si possa tornare in campo nei primi mesi del 2021, auspica che si possano organizzare dei tornei, dei campionati completi, anzi partendo dalla fine di febbraio, arrivando forse anche alla fine di giugno, proprio all'ultimo sgocciolo della stagione. Se questo non si dovesse riuscire a fare i campionati completi così come sono stati previsti, l'idea è di provare quantomeno a fare dei tornei, dei raggruppamenti, dei concentramenti, chiamateli come volete, ma a tenere impegnati tutti. Tutti i giocatori dalla C-Gold in giù, tutti i ragazzi delle giovanili, sarà un'impresa, ci sono tantissime società da soddisfare, da mettere all'interno dei campionati, ci saranno delle regole nuove, una di queste è il salto di età, si torna alle annate dispari, questo per cercare di restituire un anno ai ragazzi che l'hanno perso quest'anno non giocando praticamente mai. Sarà un'impresa quella del Comitato Lombardo mettere insieme tutto. Ricordiamolo che la Lombardia vale il 25% dell'intero movimento nazionale del basket, non semplicissimo metterlo insieme, ma questa nuova giunta, questo nuovo direttivo della FIP ci sta provando, ci vuole provare il più intensamente possibile. Ecco, il 3 dicembre si potranno avere notizie in più perché dal governo potrebbero arrivare nuove indicazioni sugli sport di squadra. Diciamo che per ricominciare il campionato la FIP Lombardia ha dato un minimo di un mese, 3 settimane di preparazione, di allenamenti prima della prima giornata di campionato. Questo vuol dire che il 3 dicembre è una data un po' così ottimistica, probabilmente da gennaio ci si potrà riniziare ad allenarsi, per la fine di febbraio provare tutti quanti a scendere in campo. Potrebbe essere una gran bella notizia. Ultima notizia della settimana, nuovo consigliere lombardo invece per la FIP nazionale, si tratta di Giuseppe Rizzi, responsabile dell'ufficio gare in Lombardia, ex dirigente della Robur Basket Saronno, adesso nuovo consigliere, ci sono state le elezioni nel fine settimana, nuovo consigliere federale per quanto riguarda la Lombardia. Questa è l'ultima notizia della nostra serata, io vi mando l'appuntamento settimana prossima, martedì, entriamo in clima campionato perché poi nel fine settimana inizieranno veramente i campionati, quelli che seguiamo, la Serie B, la Serie 2, ci sarà sempre anche un po' di Serie A da parlare, voi lo sapete, su Rete 55 e su 55 a Canestro non mancano mai gli argomenti riguardo il basket.